situazione, perché tutti, io per prima e poi gli attori, lavoreremo tutti senza microfono, per cui dovete stare con noi il più possibile, con molta molta attenzione. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza alle donne e magari qualcuno di voi si sarà anche chiesto come mai questa sera sul palco, invece che tante donne, ci sarà solo Monica Lanfranco, la nostra regista, e con lei 12 uomini che parleranno a noi. Perché abbiamo fatto questa scelta come Commissione Pari Opportunità? Siamo convinte, ormai da molti anni, e le iniziative che abbiamo proposto nelle scorse giornate del 25 novembre, lo sono lì a testimoniarlo, che il problema drammatico della violenza sulle donne non può risolversi solamente con un lavoro preciso, attento, con e per le donne che subiscono violenza. È necessario invece che riusciamo a modificare, a migliorare, a trasformare le relazioni fra gli uomini e le donne, a proporre modelli diversi di soluzione dei conflitti, a pensare alle compagne, alle mogli, alle figlie, alle ex, come persone e non come cose da possedere. La realtà delle donne uccise dal marito, dal compagno, dal padre, dall'ex, sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. Le statistiche ci dicono che siamo quest'anno a una donna ogni 2 giorni e mezzo uccisa in questo modo. E spesso la stampa ne parla ancora come omicidi legati a raptus, a eccessi improvvisi di rabbia. Spesso, quasi mai anzi, vengono letti come violenza di genere. È ancora difficile definirli femminicidi. Non vengono percepiti come il predominio di un uomo su una donna, come la necessità per un maschio di determinare il proprio potere anche attraverso il gesto estremo dell'uccisione. Meglio morta che di un altro. Meglio morta che lontana da me. Meglio morta che accettare il confronto con lei. C'è spesso la difficoltà da parte dell'uomo al confronto con la compagna, a pensare un rapporto diverso da quello basato su modelli patriarcali di dominio e di asservimento. Ci sembra che sia giunto il momento che gli uomini, tutti, particolarmente i tanti che non sono violenti, si assumano tutti la responsabilità di dire che la violenza sulle donne è un problema che li accomuna tutti, è un problema dell'intera società ed è particolarmente un problema degli uomini. E il problema della violenza alle donne dovrebbe davvero diventare un momento di riflessione tra uomini, di discussione tra loro del come pensano la loro vita, come pensano le relazioni affettive che hanno vissuto, cosa dicono dei loro sogni, dei desideri che hanno nei confronti delle donne. Dicevamo, qualche anno fa, con Stefano Ciccone di Maschile Plurale, che il silenzio degli uomini su questo tema è davvero assordante. Non sembra esserci un linguaggio per dire di sé, delle proprie pulsioni, dei propri desideri. È importante invece che si inizi a parlare proprio di questi argomenti, che se ne possa parlare con i giovani, che sono il nostro futuro, che possano loro dare un passo diverso alle relazioni, che possano imparare a parlare di sé, di sessualità, di rapporti, senza gli stereotipi che hanno fondato i legami, le storie,
le narrazioni della mia generazione. Ma anche tra i giovani gli stereotipi e i pregiudizi attecchiscono con facilità. Ci sono ragazzi che pensano che la violenza sulle donne si deve risolvere solo in famiglia, tra le mura domestiche, che è solamente un affare tra due persone e la violenza non deve essere denunciata, deve rimanere un fatto silenzioso e non devono esserci interferenze di altri nei problemi familiari. I dati presentati a Roma il 17 novembre da Rosa Shocking 2 dimostrano proprio questa tendenza anche del mondo giovanile a mantenere alti i preconcetti contro la violenza di genere, particolarmente quella che si attua in famiglia. È per questo che ringrazio la scrittrice, giornalista e regista Monica Lanfranco, che questa mattina ha parlato con i ragazzi dell'Luzzati proprio su questi temi, che ha discusso con loro di libertà, di parità nei rapporti, di presa di coscienza dei propri desideri, del dare un nome alle proprie pulsioni. Spesso i ragazzi, i giovani uomini, valorizzano solamente aspetti fisici, quali la bellezza, la virilità, la potenza fisica, e non riescono a trovare modelli diversi in cui riconoscersi. Li abbiamo sentiti oggi discutere, a dire il vero, con qualche difficoltà di tutto questo. Parlare di sessualità, di genere, di responsabilità personale nei rapporti. Abbiamo anche avuto la percezione che qualcosa può migliorare. Ci possono essere percorsi alternativi nei rapporti fra uomini e donne. Ci si può confrontare valorizzando gli elementi positivi di ognuno, riconoscendo le differenze e nel riconoscerle, accettarle e valorizzarle. Assumersi questa responsabilità di riconoscere che la violenza è perpetrata da uomini può anche aiutare i molti uomini non violenti a riconoscere invece i diversi tipi di violenza, le sfaccettature che spesso non vengono considerate violenza, che a volte fanno sorridere e sono anche sempre sottovalutate. La pubblicità sessista, ad esempio, le battute volgari, la possibilità da parte di uomini di chiudere il discorso offendendo la donna con cui si stanno confrontando, giudicandola non per quello che sta dicendo, ma per le sue caratteristiche fisiche. Tutti questi sono elementi di un'unica oggettivazione dell'immagine della donna. Sono comportamenti violenti che non sono riconosciuti come tali. E proprio perché non riconosciuti, possono diventare i precursori della violenza successiva, della violenza fisica. Per fortuna, non tutti gli uomini sono violenti. Sta proprio a loro, a quelli sensibili, iniziare a riconoscere questi precursori della violenza fisica. Sta a loro cambiare sguardo ed iniziare a segnalare anche agli altri uomini, un passo alla volta, che uno sguardo diverso, più libero e meno stereotipato nei confronti delle donne serve a tutte e a tutti per avere delle relazioni più ricche e vere. La Commissione Pari Opportunità ha chiesto ad alcuni uomini di Valdagno di farsi portavoce di questa assunzione di responsabilità per un cambiamento culturale e politico nei confronti della violenza alle donne. Questa sera 12 uomini ci racconteranno quello che altri uomini hanno scritto a Monica Lanfranco, rispondendo ad alcune domande che lei ha inserito sul suo blog del Fatto Quotidiano. Le domande sulla sessualità, sulla violenza maschile, sulla virilità, sulla pornografia ed altre che sentirete dopo durante lo spettacolo, hanno avuto tantissime risposte e sono andate a formare il libro Uomini che odiano, per fortuna cancellato, amano le donne, che trovate anche fuori
da cui è stata tratta la pièce teatrale Manutenzioni uomini a nudo, che fra poco andremo a vedere. Sono voci di uomini che hanno deciso di dire, e lo hanno detto a una donna, hanno detto di sé, hanno parlato di quegli aspetti che normalmente vengono taciuti, sia singolarmente che in gruppo. Monica Lanfranco ha reso meno assordante il silenzio maschile su questi temi, ha dato voce a una parte maschile diversa da quella tragicamente presente nella cronaca nera o a quella stereotipata di moltissimi programmi televisivi. Ringrazio tutti e 12 i nostri attori. Vorrei però fare un ringraziamento particolare al sindaco e al vice sindaco per la loro partecipazione, perché è un'assunzione di responsabilità non solo personale, ma un segnale che l'amministrazione comunale dà, in questo caso alla cittadinanza tutta. È una responsabilità della comunità tutta nei confronti della violenza sulle donne. Vi ringrazio perciò ancora a nome della Commissione Pari Opportunità. Devo ringraziare i nostri musicisti e gli sponsor, senza i quali non avremmo potuto realizzare questo lavoro. E prima di lasciare la parola alla nostra assessora alle pari opportunità, Rina Lazzari, vorrei concludere dicendo che considero quella scelta che la Commissione ha fatto quest'anno di fare un laboratorio di cittadinanza maschile contro la violenza, questa pièce teatrale che andremo a vedere, come una scelta di pace e di impegno non violento particolarmente importante in questo momento storico. Ogni evento, ogni pratica di politica che attiva occasione per dibattere, anche aspramente a volte, sulla violenza globale che opprime le donne, è oggi ancora più di ieri un tassello, per quanto piccolo sia, per abbassare la febbre di guerra, del terrore della violenza che il mondo sta vivendo. Penso che questa sera, qui, tutte e tutti noi stiamo costruendo la pace e il confronto per dire no a ogni violenza e sì alla convivenza pacifica. Grazie. Grazie per essere qui questa sera e così numerosi, ringrazio anche quelli in piedi che spero resistano fino alla fine. E in qualità di assessore alle politiche sociali con delega alle pari opportunità, ovviamente vi porto i saluti da parte dell'amministrazione, gran parte ovviamente è qui dietro e poi non tirate ortaggi, mi hanno detto. E sottoscrivo in pieno tutto quello che ha detto Marisa riguardo questa giornata e a quello che significa. Detto questo, passo subito a farvi una proposta, non è indecente e spero la coglierete in modo favorevole. Come avete notato, lo spettacolo, la PS di questa sera è gratuita e questo perché degli sponsor molto generosi ci hanno dato la possibilità di pagare il teatro, il service e tutti gli attori che hanno voluto un sacco di soldi. Grazie a parte, ovviamente, proprio per rimanere in tema con la giornata, con la Commissione Pari Opportunità, abbiamo pensato di raccogliere dei fondi per finanziare Casa Estudiantil, che accoglie ragazze e donne boliviane poverissime, a cui è praticamente esclusa l'istruzione, tranne la scuola elementare. In questa casa, che è una casa laica gestita in modo religioso, viene offerto loro un corso quinquennale in modo tale da ottenere un diploma di scuola superiore. In questo modo hanno più probabilità di ottenere poi un lavoro. Quindi il segnale che noi vorremmo dare è legato alla cultura e al valore che questa può avere per ritrovare dignità e un riscatto umano e sociale. All'uscita troverete una cassettina, una scatola e sicuramente ci sarà qualcuno e se magari ci vedete qualche soldino
questo ci può fare molto piacere. E quindi ultimi ma non ultimi, i dovuti e sentiti ringraziamenti anche da parte mia come assessore alla regista Monica Lanfranco, la commissione pari opportunità che altrimenti cioè, si è data talmente tanto da fare, questo spettacolo non sarebbe né nato né pensato se non ci fosse stata la commissione. Io vorrei dire tutti i nomi delle commissarie che vedo qui davanti, sono in ordine non alfabetico ma ci siete tutte, spero, se no mi riuscite. Alessandra, Annalisa, Cinzia, Mariangela, Marisa, Marta, Maria Pia e Raffaella. Spero di avervi. Grazie. Che si sono prestati, non è stato facile, poi capirete perché, sono cose anche abbastanza pesanti, abbastanza dure, ma importanti, come diceva prima Marisa, e che hanno dato voce e daranno voce a uomini ben diversi da loro. E, ai musici che saranno da sottofondo a tutto lo spettacolo, che si chiamano gli Swinging Bridge, che faranno appunto da sottofondo. E per ultimi, ma ovviamente non meno importanti, anzi, i nostri sponsor, generosi sponsor, come vi dicevo prima, che sono la Banca San Giorgio Valleagno e la Falegnameria Jordan Wipe. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, avermi prestato attenzione e vi auguro un buono spettacolo. Grazie. Thank you.
La vita è al 90% manutenzione. Eh sì, occuparsi di sé, delle persone che si amano, del mondo. La politica, fare politica per le donne che hanno scelto di dirsi femministe, è stato anche questo, manutenzione. Perché prima, durante e dopo la rivoluzione è necessario rassettare per creare agio, spazio, benessere. Così nella manutenzione c'è anche l'ascolto. Vediamo. Uomini, come va? Bene. No, mica tanto bene, mi sa. Quest'anno, oltre 150 tra i vostri simili in Italia hanno ammazzato una donna. E quando alcuni tra i vostri simili non sono occupati ad ammazzare una donna, a sentire quello che dicono per strada alle donne, non c'è molto da stare allegri. L'altra sera era tardi, ero per strada con la macchina, stanca. Semaforo, scatta il verde, indugio 4-5 secondi al massimo prima di ripartire da dietro. E muoviti, puttana! Era un ragazzo, aveva l'età di mio figlio. Ho pensato, ma sua madre, suo padre, lo sa cosa esce dalla bocca di questo figliolo? Proviamo a cambiare scena. Vado a fare un seminario, un corso all'università sulle pari opportunità. Pari opportunità, memorizzate. Bene, siccome sono carica, piena di libri, computer, prendo l'ascensore. Sul muro, dove devo schiacciare il pulsante, una scritta, un graffito. Monti, boia. Fornero, troia. Ma, dico, siete tutti così? Tutti quanti nella parte ancestrale, quell'antica da coccodrillo? Pensate che tutte le donne sono puttane tranne mia madre e mia sorella e qualche volta nemmeno questa distinzione è valida? Da quando ero giovane molte cose sono cambiate, sì, ma alcune no. Sento ancora dire da ragazzi giovani, 18-20 anni, che un tizio che c'ha tante storie è figo. E una tizia che c'ha tante storie è troia. Ok, è andata così. Erano anni che mi interrogavo su questi argomenti e leggo un articolo. La collega è inglese, si chiama Lori Penny. In questo articolo lei racconta della sua curiosità rispetto al corpo dell'altro e di avere fatto delle domande agli uomini su di loro. Beh, ho pensato, lo faccio anch'io. 6 domande, apparentemente semplici. Che cos'è per te la sessualità? Essere virile, che significa? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Domandine, eh? Beh, hanno risposto in 300, che moltiplicato per 6 fa un bel numero. Queste risposte sono brevissime, lunghe, banali, molto interessanti, ma tutte vere, tutte risposte di uomini. Allora, quello che sentirete stasera sono alcune di queste risposte. Emozioni, parole, risposte di alcuni uomini veri. Thank you.
Che cos'è per te la sessualità? È la forma di piacere più importante per un maschio. Sport, musica, scrittura, pittura sono dei sublimi surrogati, ma sempre surrogati restano. Per me è una di quelle pietre angolari nella teoria della quasi inesistenza del libero arbitrio degli uomini. La sessualità è, in particolare, la lampante dimostrazione di quanto poco realmente liberi siamo. Pensate al sorriso seducente di una bella ragazza che riesce ad ottenere dagli uomini ciò che vuole, nel lavoro e non solo. La sessualità è un po' la libertà e un po' la voglia di vivere, accompagnata da qualche trasgressione e da qualche delusione. È una parte del corpo, della mente, della vita. Dovrebbe essere un gioco, un corteggiamento continuo, uno sfogo, libertà. Troppo spesso è timidezza, insicurezza, problema, tabù. Il sesso ovviamente è allegria. Per intenderci, per me è più rotolearsi nell'erba, in un pomeriggio estivo di sole all'aperto, con una donna felice di essere lì, con grandi sorrisi e magari risate complici fra di noi. Piuttosto che ansimare, in modo drammatico, nel silenzio di una stanza cosparsa di candele e fumi d'incenso, con espressioni intense e quasi sofferenti nel volto. Per carità, nessun giudizio di merito, è una semplice questione di gusti personali. Grazie a Dio, mi ritengo fortunato ad avere una moglie che mi accende spesso in ogni momento della giornata. Fosse per me, lo farei una volta al giorno, ma purtroppo non è possibile, per i vari problemi quotidiani, oltre che per la costante presenza dei figli. Gli uomini non parlano di sesso, almeno se ne parlano, lo fanno in modo sbagliato. La ragione è semplice per me, è che hanno paura del confronto. Posso sbagliarmi, ma il confronto nel caso dell'uomo è evidente. Il pene è diverso da uomo a uomo. Non so se sia da qui che nasce la paura di parlare di sesso per gli uomini, però c'è una componente legata all'esteriorità del proprio sesso. Non lo so proprio, non ci ho mai pensato. Non ho una definizione da dare. Mi viene solo in mente che c'è l'uomo e c'è la donna, per fortuna, che siamo diversi e che il mondo femminile mi affascina. Dunque, cos'è la sessualità? Domanda difficile. Per molti anni è stato un desiderio frustrato, ma non credo di essere brutto e nemmeno fisicamente messo male, nel senso dell'altezza, del fisico. E nell'ambito genitale rientro nella media nazionale. Semplicemente sono sempre stato timido, impacciato. Le ragazze mi hanno sempre visto molto più come un amico e difatti di amiche ne ho moltissime. Quindi per molto tempo, e in parte ancora oggi, ho vissuto la sessualità come qualcosa che desideravo ardentemente, ma che temevo di non essere capace di gestire. Sono anni che non frequento quasi più nessuno. Mi masturbo poco. Non ho particolari appetiti sessuali. Non mi metto a fissare le donne per la strada. Mi mette a disagio. Non ho questa gran voglia di fare sesso. Non lo cerco. Non faccio in modo di crearmi occasioni. Fondamentalmente non mi interessa. Saranno morti gli ormoni. Vedo la sessualità come l'alimentazione e lo sport. Un'attività importante per la conservazione della specie, utile per stancarsi e rilassarsi, per ottenere gratificazione e per conoscere in modo differente il proprio essere. A differenza di altre attività, come appunto l'alimentazione o lo sport, la sessualità permette di spostare l'attenzione da sé al partner e si impara a essere causa della soddisfazione altrui. La sessualità è il match point del darwinismo.
è la consapevolezza che il desiderio è in qualche modo inconsapevole e che dopo tutto il desiderio è il più meraviglioso generatore di disastri e di meraviglie di qualsiasi cosmogonia. La sessualità è un dono grande che Dio ci ha dato ed è il mezzo con cui un uomo e una donna all'interno del vincolo del matrimonio raggiungono l'apice dell'amore creando la vita. Altri significati per me sono pura patologia egocentrista, edonista, egoista, modernista. A volte mi accorgo di vivere in un mondo in cui sembra che il sesso sia la cosa più importante che ci sia. È come avere l'impressione che il sesso sia ovunque. È in rete, è in TV, è in discoteca, per le strade, è nei cartelloni pubblicitari. E poi devi essere un vero maschione, super dotato, super palestrato, sempre brillante, sempre al 100%. E devi aver fatto sesso con molte donne, perché altrimenti non vali una mazza. Forse sto divagando, però il messaggio che mi piacerebbe passare è che il mio desiderio è calato vertiginosamente quando ho avuto la percezione che per essere normale dovessi diventare un Superman. C'era qualcuno che diceva: il sesso è faticoso, la posizione scomoda e il piacere transitorio. Ed è pure un po' umidiccio, aggiungerei io. La pornografia. La pornografia. La pornografia ha influito molto nella mia vita. Dalla prima donna nuda vista in un calendario, i fumetti, i giornaletti,
E ora, oggi, com'è? Come se fossi sazio. La vista di immagini erotiche mi disturba. Mi disturba. Il senso comune definisce pornografia la rappresentazione nuda e cruda di un atto sessuale. E senza ipocrisia ammetto che la visione di questo materiale mi eccita. Ma il dopo può essere ed è avvilimento, anche esaltazione. Si guardano quelle immagini e ci si può abbandonare al messaggio immediato e, ragionando, come si dice, col sottopancia. Ma se si aggiunge un attimo di riflessione, si focalizza come queste immagini vengono prodotte e commercializzate, allora lo sconforto è pesante. Il senso di squallore è immediato. Ricordo un fatto che mi è capitato poco tempo fa. Ero in una grande città. Con dei colleghi. Avevamo raggiunto un grosso obiettivo professionale, bisognava festeggiare. Scelsero loro il ristorante dove andare a mangiare. Erano tutti pacche sulle spalle, sorridenti. Questa sera ci divertiamo. Bene, andiamo. L'ingresso del locale era alquanto insolito per un ristorante e anche l'ambientazione, francamente, era davvero particolare. Al tavolo ci raggiunge il maître e dopo qualche minuto ci dice di lasciar fare a lui. A noi restava una scelta. Dovevamo scegliere tra coperto o senza. I colleghi, ridendo e guardandomi divertiti, ordinarono il coperto. Ero a disagio, fortemente a disagio, non sapevo il perché, ma ero a disagio. Il maître si allontana, ci viene servito un aperitivo e ci aiuta a passare un po' il tempo fra le risate dei miei colleghi, sempre più nervosi. Non so quanto tempo sia passato. Poi un cameriere avvicina un carrello con diverse portate, tutte fredde, e una ragazza in accappatoio mi compare dietro, sorride e apre l'accappatoio, nuda. E nuda si stende sul tavolo.
Le portate del carrello vengono disposte sul corpo della ragazza, con qualche pretesa artistica. E quello che doveva essere il piatto forte, il più vicino possibile al pubblico. Lo sguardo della ragazza è fisso sul soffitto. I miei colleghi si servono toccando spudoratamente. Non ho mangiato, ma non me ne sono andato. Non ho mangiato, ma sono rimasto lì. Mi sentivo avvilito, umiliato. Umiliato dallo sguardo fisso altrove della ragazza. Non sono riuscito ad andare via e ho costretto me stesso ad assistere fino in fondo, fino al momento che la ragazza si è alzata, ha indossato di nuovo l'accappatoio e ci ha lasciati lì. Come le merde che eravamo. La pornografia. La pornografia. Siamo partiti da lì. Dov'era lì la pornografia? Era la ragazza o piuttosto eravamo noi? La pornografia non era il corpo esposto della ragazza. Eravamo noi. Il vero schifo eravamo noi. La ragazza non ha mai perso la dignità, ma noi la dignità, sì, l'avevamo persa.
cos'è per te la sessualità? È il completamento dell'amore. Corteggiare, sedurre ed essere sedotti, godere, amare, la primavera. Comunicare, far star bene la compagna. Qualcosa di connaturato, fa parte di me, diciamo da sempre. Una parte interessante della vita e del rapporto di coppia. Una componente fondamentale della vita, essenziale di un rapporto di coppia. Può anche essere uno degli aspetti più belli dell'essere umani. Le esperienze sessuali appaganti possono essere formidabili. Un'espressione di gioia di vivere, salute e armonia. Non solo necessariamente legata all'amore, ma certamente non conciliabile con il disprezzo o la sfiducia reciproca. Se sei un uomo medio italiano, la sessualità è penetrazione, un cazzo duro da infilare da qualche parte. Per me è un istinto, uno straordinario modo di incontrarsi, sensazioni e sfogo, una questione di testa, un modo di esprimermi. La sessualità è amore, è equilibrio tra l'abbraccio affettuoso della nostra infanzia e la nostra biologica normalità. Animalità. Nell'adolescenza paura, bollori, eccitazioni, timidezza, sostanzialmente ignoranza. Un grande piacere. La cosa che mi ha fatto venire al mondo e che dà energia alla vita. Una parte importante di ogni essere umano che sarebbe bene conoscere e accettare meglio. Progettualità. Strati profondi.